Luca Mercalli a Maison Loisir per questo convegno sull'ecosistema urbano. I cambiamenti climatici influiscono sempre di più sulla vita delle persone che abitano nelle città. Influiscono sulla vita di tutti, ma nelle città ovviamente c'è una maggior concentrazione di persone e le città sono anche molto vulnerabili al cambiamento climatico. Pensiamo alle ondate di calore estive, dove il maggior numero di vittime si riscontra proprio in città, pensiamo alle alluvioni e anche poi a tutte le problematiche che arrivano da territori circostanti, perché per arrivare a un tema oggi caldo, l'emigrazione dai paesi asiatici, dai paesi africani, spesso avviene per motivi climatici di quei luoghi lì e si riversa dove? Nelle città, perché sono i luoghi che attraggono di più persone che non hanno alcuna opportunità. Allora dobbiamo cominciare a pianificare la città del futuro guardando agli scenari climatici, altrimenti ci troveremo impreparati. Dall'altro lato ricordiamoci che la città è anche uno dei luoghi che può risolvere meglio i problemi del clima, perché è in città che ci sono i grandi consumi energetici e quindi se noi pianifichiamo una città che riesce a essere più efficiente, abbiamo dato una mano anche a ridurre, non solo ad adattarci al cambiamento climatico, ma a evitare che diventi troppo gravoso. E questo vale anche per una città di montagna come Aosta? Forse lo vale ancora di più, perché comunque le città di montagna, sappiamo, sono esposte a un clima più severo per qualsiasi motivo, dalle alluvioni, una situazione insomma più estrema. Ma c'è anche un altro fattore, in questo caso le città, adesso forse Aosta è molto calda anche d'estate, ma se andiamo appena al di fuori e saliamo sulle quote che fanno corona ad Aosta, pensiamo quando la pianura padana diventerà invivibile in certi mesi estivi, è possibile che ci sia un rimescolamento importante dal punto di vista della fruibilità sul lungo periodo. Cioè io penso a tante persone di Torino, di Milano che verranno ad aprire le case vacanza e stare in montagna per 3 mesi per fuggire il troppo caldo della pianura.